Lorenzo, buongiorno, tutto bene? Il lavoro agile? Ciao, sì, bene. Sto montando, iniziando a assemblare un po' il materiale sulla processione. Tutto qua. Ecco, ti chiamavo proprio per questo. Mi hanno avvisato da Nova Lesa che domenica la processione salta. Come immaginavamo del resto. Purtroppo il coronavirus. È un bel problema. Ci manca la cosa più importante. Come facciamo? Ecco, a proposito delle immagini, oltre a usare il repertorio, ti volevo anche avvisare che ho ricevuto su WhatsApp un filmato curioso. La signora Battistina, un'anziana abitante di Novalesa, che recita una preghiera a Sant'Eldrado e la recita in franco-provenzale. Battistina, hai detto? Mi dice qualcosa, forse l'abbiamo già intervistata. Beh, se è carina, potremmo iniziare proprio con lei, no? Te la mando, te la mando. Ok. Ci sentiamo dopo, va bene? Grazie. Ciao. C'è nella lingua di Novalesa. De giù che mi è giunta. No, sì, sento dra, con te tu diciamo in a, fecco crescì su, son e robusto, e che da grano si su nest e giusto. Dona di nu e di nu ramigion, tapè e ta benedizione. E se lo buon giovut allontana da noi la miseria, la guerra e il tribolazione. Dona o preo sempre la forza di portare in sa missione e il giorno di trovare sa occasione. Dona a tutta la comunità e a chi che vengono la ieno non passare, la forza di prier e travagliare come tutti noi amorà o buon sentirà. Battistina è un'anziana ed energica donna di Novalesa. L'abbiamo conosciuta nel 2013. Allora ci raccontò che cosa successe durante la guerra, mentre si svolgeva la processione. La processione di Sant'Eldrado si è sempre fatta anche durante la guerra. Un anno però, mentre eravamo tutti qui, è arrivata la notizia che c'erano i tedeschi che scendevano dal Molaretto. E allora la processione, come di solito, che va piano piano, ha incominciato a camminare un po' più forte fino ad arrivare nella, quel boschetto dove passa il torrente. E lì, come per magia, usciamo da quel pezzo di boschetto lì e c'erano soltanto più gli uomini vecchi e le donne, perché i ragazzi giovani non c'erano più, si erano tutti infilati là in mezzo a quella pietraia per salvarsi la pelle. Ed erano cose che noi mettevamo in conto a Sant'Eldrado, che se non fosse stato così, magari li avrebbero presi a casa loro quando non c'era un allarme. E Sant'Eldrado ci ha protetti tante, tante volte. Nel vedere queste immagini in Super 8 degli anni 70, ci siamo stupiti della grande partecipazione popolare ad una festa che per secoli si è sempre svolta e mai è stata annullata. Novalesa è un luogo che conosciamo bene. Tante volte siamo saliti in Valcenischia, a poca distanza da Susa, ai piedi del Moncenisio, a raccontare con le immagini la storia del monastero fondato ben 1300 anni fa, che esiste ancora oggi. Ed è proprio un abate di Novalesa, Sant'Eldrado, vissuto tra l'VIII e il IX secolo, il protagonista di una millenaria devozione popolare. Ogni 13 marzo la comunità della parrocchia di Santo Stefano in Novalesa si ritrova da anni, ormai da secoli, per celebrare la figura del santo monaco Eldrado. E qui all'interno della parrocchia,
troviamo l'urna contenente i resti di Sant'Eldrado, un'urna d'argento risalente al XII secolo. Quando nel 1997 ho avuto l'opportunità di aprire l'urna di Sant'Eldrado per una ricognizione, ecco che come in una macchina del tempo all'interno di questa cassa sono emerse le vicende, le storie legate alla vita di questo uomo e incredibilmente le ossa che abbiamo trovato all'interno dell'urna ci raccontano le stesse storie narrate sugli affreschi della cappella. Le ossa sono di un uomo morto circa 70-80 anni, di una altezza non eminente, che aveva camminato e viaggiato tanto nella vita, era di stirpe nobile perché le braccia non avevano i muscoli sviluppati. Ecco, tutto quello che gli affreschi raccontano sono testimoniati anche dalle ossa. Ci sono delle cose mute che parlano. Nella cappella di Sant'Eldrado, che è dedicata a questo santo, che peraltro comprende anche storie di San Nicola, di Sant'Eldrado è narrata la vita, il luogo di origine, l'arrivo al monastero, la vestizione e anche in un dipinto più grande la sua morte. Si vedono i fratelli contristati per la morte del loro abate. Sant'Eldrado lo possiamo definire il primo abate novaricense autenticamente benedettino. Perché? Perché nel IX secolo, con la riforma di Benedetto Daniane in sinergia con l'impero carolingio, con Ludovico il Pio, si creò una rete di monasteri sotto la regola esclusivamente di San Benedetto. Dunque non c'era più quel regime di regole miste. Da quel momento cambia la vita spirituale dei monaci. Sappiamo che la regola di San Benedetto è una regola di grande equilibrio tra preghiera, lavoro e lettura. Le vicende, i racconti di questa grande abbazia sono certo narrati dai libri, dai volumi, dalla Delchi di Manzoni, dal Chronicon di Novalesa, ma io che sono di Novalesa, la cui famiglia è di Novalesa, ho sentito, ho potuto comprendere e conoscere questi racconti non in primo luogo dai libri e dai volumi, ma dalla nonna. Dalla nonna che quando venivamo in abbazia, quando passeggiavamo intorno a questi luoghi, mi raccontava delle vicende legate ai monaci di Carlo Magno, mi raccontava della leggendaria presenza di alcuni dei monaci e del fantastico inizio di questo luogo. E soltanto poi al liceo ho scoperto che quello che la nonna raccontava erano in realtà delle vicende scritte 1000 anni fa nel Chronicon di Novalesa. E poi le storie legate a Sant'Eldrado. La nonna mi accompagnava a bagnare gli occhi sotto la cappella di Eldrado perché quella fonte era ritenuta essere miracolosa per la vista.
Anche la fontana miracolosa che avremmo voluto riprendere testimonia la devozione degli abitanti di Novalesa verso Sant'Eldrado. È un santo che protegge, aiuta, un angelo custode. La figura di Sant'Eldrado è una figura profondamente permeata nella comunità di Novalesa, poiché fin dall'antichità, più che Santo Stefano, che è il titolare di questa parrocchia, la gente ha sempre sentito Eldrado come una figura di santo vicino ad ogni singolo novalicense. Tante persone in questo piccolo comune della Val Cenischia ancora oggi porta il nome di Eldrado e di Stefano proprio a ricordo della figura del santo monaco. Ogni novalicense attende con trepidazione i festeggiamenti in onore di Sant'Eldrado e la processione che si tiene la domenica successiva al 13 marzo. Nel giorno della festa la comunità si prepara a celebrare il suo santo. Una comunità che si raduna insieme con il pastore, insieme al proprio vescovo per celebrare la santità di Eldrado. È una processione partecipata dalla comunità civile e dalla parrocchia. Troviamo figure come la banda musicale, le figure delle confraternite, che sono numerose presso questa comunità, e poi dai giovani che vestono il costume locale. Questa celebrazione, che si snoda a partire dalla parrocchia per raggiungere l'abbazia, ha poi il suo fine nel ritorno presso la parrocchia attraverso una processione che si snoda nuovamente dall'abbazia verso la chiesa parrocchiale di Novalesa. Novalesa è questo, è una macchina nel tempo, del tempo, dove comunità e monaci continuano a vivere insieme.